Gli allegati C e C1 sono allegati al PEI, quindi quando è che vanno secondo il Ministero compilati? Vanno compilati quando in sede di verifica si conclude con la verifica finale il PEI, quindi a fine anno. Dal momento che però il Ministero ha anche istituito il PEI provvisorio e come ho spiegato nelle domande e risposte che mi avete inviato, non è il PEI provvisorio non va redatto per tutti gli alunni, ma solo per alcuni alunni. Ho scritto quali sono. Nel caso in cui venga redatto il PEI provvisorio per quegli alunni per cui c'è obbligo in tal senso, allora vanno redatti anche l'allegato C e l'allegato C1. Quindi, in sintesi, se non fate il PEI provvisorio, non dovete fare gli allegati quest'anno e quindi li farete o andranno fatti alla fine del prossimo anno scolastico, a conclusione dell'anno in sede di verifica del PEI. Questi allegati, diciamo, sono quelli che stanno destando maggiori perplessità e difficoltà di compilazione. Anche andando a leggere le linee guida non si capisce bene cosa il Ministero intenda. E non è tanto una questione data dal fatto che il Ministero non sia stato chiaro, almeno questo è quello che si percepisce leggendo le linee guida. Il fatto è che gli allegati C e C1 presumono il profilo di funzionamento, cioè nel senso che sono allegati che fanno riferimento a un documento che non c'è ancora. Può essere, faccio un'ipotesi, può darsi che questi allegati siano stati predisposti quando ancora il Ministero riteneva che con l'uscita dei nuovi PEI sarebbero uscite anche le linee guida sul profilo di funzionamento. Invece, come vi abbiamo spiegato, è successo che prima sono usciti i modelli di PEI, ma le linee guida per il profilo di funzionamento sono ancora in itinere. Quindi la compilazione di questi allegati con in mano la diagnosi funzionale, che è il documento che accompagnava la certificazione di disabilità in base alla 104-92, ossia prima delle rettifiche che sono state introdotte col decreto legislativo 96 del 2017, ebbene, con in mano la diagnosi funzionale non si capisce bene come vanno compilati questi documenti. Tuttavia, noi abbiamo individuato una modalità e questa modalità lo rende questo compito, dal nostro punto di vista, un compito semplice. Cominciamo innanzitutto a stabilire il concetto debito di funzionamento, no? Allora, il debito di funzionamento usa una parola che è centrale nella logica ICF, cioè il cosiddetto concetto di funzionamento. Abbiamo già detto, e vi ha spiegato il professor Pasqualotto, che il funzionamento è qualche cosa che ha a che fare con l'interazione, componenti biologiche, componenti ambientali, individuo ambiente, le cosiddette componenti biopsicosociale. Secondo sempre la logica del funzionamento, la logica ICF, bisogna distinguere tra capacità, che sono le dotazioni individuali, e ovviamente quando c'è una disabilità, quando c'è una menomazione, queste capacità sono limitate dalla presenza di quelle specifiche condizioni cliniche che riducono le capacità, e questo però, secondo la logica ICF, non dovrebbe impedire il funzionamento, perché il funzionamento è dato anche da quei fattori, quei supporti di tipo ambientale o personale che possono, nonostante le limitazioni nelle capacità, possono consentire per l'appunto il funzionamento o un buon funzionamento. Quando si parla di debito di funzionamento, cosa intende il Ministero? Per capire cosa intende, bisogna andare a cercare il significato di capacità, così come viene definito nell'ICF. Infatti, se andate a vedere,
proprio nell'allegato, dove viene chiesto, viene detto di stabilire il debito di funzionamento, si parla di capacità dell'alunno. Il debito che cosa sarebbe? È quello che servirebbe a un alunno in termini di supporti per poter avere un funzionamento, un buon funzionamento. Il debito funzionamento, quindi potremmo teoricamente dire, è la distanza tra le capacità, le dotazioni personali e quello che noi ci attendiamo essere, le attività, e il livello di attività e il livello di partecipazione di un alunno della stessa età. Detto in altri termini, un alunno che non ha alcun tipo di problemi, alcun tipo di difficoltà, di limitazioni nelle capacità, e che va bene, peraltro a scuola diciamo, è performante nelle sue attività, non ha alcun debito di funzionamento. Un alunno con una disabilità, ad esempio, intellettiva di tipo medio, è un alunno che ha una capacità limitata, una dotazione limitata a livello di proprio capacità intellettive, cognitive, e quindi perché lui possa avere un buon funzionamento c'è bisogno di un supporto. Quindi in questo alunno c'è una differenza tra le sue capacità e quel livello che chiamiamo buon funzionamento, funzionamento atteso, che definisce il cosiddetto debito di funzionamento. Questa è la definizione teorica di debito di funzionamento. Il Ministero però ci dice di andare a quantificarla, questa cosa, e la quantificazione ci chiede di farla per ogni dimensione. Anche questa è una interessante novità, nel senso che secondo l'approccio precedente all'ICF, precedente al decreto legislativo 66, non si parlava di debito di funzionamento, ma si parlava di gravità, no? E gli alunni che avevano una certificazione di legge 104, articolo 3, comma 3, erano i cosiddetti alunni gravi. E il concetto di gravità era un concetto che definiva anche una misura del loro debito di funzionamento, tale per cui per gli alunni gravi era previsto il massimo, ad esempio, di ore di sostegno. Alunno, quindi 104, con articolo 3, comma 3, ovvero grave, uguale massimo debito di funzionamento, secondo la logica ICF, oppure uguale massime ore di sostegno, massimo investimento, massimo supporto. Questa logica, secondo il Ministero, non è più valida. Perché? Beh, perché il Ministero mette in evidenza innanzitutto che quando noi andiamo a misurare il debito di funzionamento, dobbiamo andare a misurarlo nelle diverse dimensioni. Esempio. Può succedere che un alunno possa avere una difficoltà notevole, magari in una determinata dimensione. Cioè, pensate un alunno, ad esempio, con una disabilità di tipo visivo. No, questo è un alunno che, per ciò che riguarda la dimensione delle autonomie e dell'orientamento, sicuramente è un alunno che presenta un debito di funzionamento in questa dimensione, ma non è detto che questo alunno, ad esempio, abbia un debito di funzionamento nell'area degli apprendimenti, nell'area neuropsicologica cognitiva. Perché? Perché può essere benissimo un alunno che in quella area, in quella dimensione, è un alunno che lì, proprio perché ha un deficit a livello sensoriale visivo, ma non ha un deficit a livello intellettivo, può darsi che in quell'area lì, anzi sicuramente in quell'area lì, non avrà un debito di funzionamento perché le sue dotazioni personali, le sue capacità magari in quella dimensione risultano adeguate. Se notate, questo è un ragionamento molto simile, coerente con quello che viene chiesto nelle sezioni del PEI, quando si dice bisogna stabilire in quale dimensione del PEI vogliamo intervenire. Esempio, se abbiamo deciso che nella dimensione della relazione, interazione e socializzazione non abbiamo fatto nessun intervento, perché? Perché ritenevamo che questo alunno non avesse problemi in quell'area, cioè perché riteniamo, ad esempio, che in quell'area non ci siano difficoltà.
magari perché nella diagnosi funzionale non viene indicato niente come problema clinico in quell'area. Ecco, la logica del PEI è quella quindi di creare queste coerenze interne per cui non è detto che in tutte le dimensioni ci possono essere problemi. Allora, a questo punto cosa bisogna fare? Il ragionamento che ci chiede di fare il nuovo PEI per compilare questo allegato è questo. Uno, prendi le dimensioni, chiediti per ogni dimensione, fai una valutazione sulle capacità, ovvero sulle dotazioni personali, chiediti se su quella dimensione prevedi che ci sia un... Verifica se c'è un debito di funzionamento, perché se c'è un debito di funzionamento vuol dire poi nell'allegato C1 che dovrai anche prevedere un supporto per quell'alunno. Noi come facciamo? Coloro che fra di voi vogliono utilizzare la funzione che noi vi abbiamo insegnato, ovvero quella del profilo biopsicosociale del funzionamento, proprio nei dati di riepilogo siamo in grado di darvi noi quell'indicazione che vi consente di compilare queste note, cioè mettere vicino ad ogni dimensione il valore assente, lieve, medio, elevato, molto elevato, perché? Perché il software che abbiamo predisposto per elaborare il profilo di funzionamento su base biopsicosociale, cioè il profilo che vi abbiamo proposto di elaborare, già vi fa il calcolo di quelle che sono i livelli di capacità per ogni dimensione, andando a prendere quei valori, che sono i valori ICF, sono i qualificatori ICF che, come sapete, indicano 0, nessun problema, diciamo nessun debito di funzionamento, 1, lieve problema e lieve debito di funzionamento, medio, eccetera, eccetera. Quindi questi dati voi li trovate qui. Dopo aver fatto il profilo di funzionamento, cercate debito di funzionamento e di ogni dimensione li trovate. A quel punto li riportate della tabella C nell'allegato C, li riportate tal quali. Andiamo avanti, perché se poi andiamo a compilare questo allegato a questo punto ci chiede di fare un'altra importante distinzione, cioè è un allegato che ci dice: adesso devi ragionare sul debito di funzionamento non per le dimensioni, ma il debito di funzionamento in questi tre domini. Il primo dominio è il dominio dell'apprendimento, quello chiamato sostegno educativo didattico. Poi abbiamo il dominio dell'assistenza, o meglio, il dominio della comunicazione, e poi abbiamo il dominio ulteriore, che è il dominio dell'autonomia. Questi tre domini, quindi apprendimento, assistenza, o meglio, apprendimento, comunicazione, autonomia, il dominio assistenza al suo interno ricomprende comunicazione, autonomia. Il Ministero distingue tra il debito di funzionamento che riguarda gli apprendimenti rispetto al debito di funzionamento che riguarda i bisogni di assistenza. Queste sono le due macro categorie. Anche in questo caso, noi siamo in grado di darvi questi indicatori proprio andandoli sempre a ricavare dal profilo di funzionamento. Ovvero, quando usate la funzione progetto, e attivate la funzione progetto, siamo in grado di darvi il calcolo delle capacità, cioè dei qualificatori di capacità che fanno riferimento all'area degli apprendimenti e che quindi vanno a misurare il debito di funzionamento del sostegno educativo e didattico. Poi andiamo a calcolare i qualificatori di capacità del debito di funzionamento della comunicazione e i qualificatori di capacità che vanno a calcolare il debito di funzionamento dell'autonomia. Quando compilate, ovviamente laddove ce n'è bisogno, i qualificatori, andate a compilare il debito di funzionamento di comunicazione,
o il debito di funzionamento di autonomia, dovete anche specificare quali sono quelle risorse che vi servono. Perché nel momento in cui voi, ad esempio, dichiarate che avete un alunno che ha un elevato debito di comunicazione, a questo punto siete nell'area assistenza e l'assistenza si distingue dall'area educativa dell'apprendimento. L'assistenza fa riferimento a quelle possibili risorse che la scuola può attivare anche rivolgendosi ad altri, tipo all'ente locale, per ottenere determinate risorse o alla provincia, quelle che erano le province, per ottenere determinate risorse previste dalla legge. Quindi quando voi andate a individuare un debito di funzionamento nella comunicazione o nelle autonomie, è come se voi diceste: la scuola chiede il supporto di figure non strettamente educative, quindi di area dell'assistenza, che vanno a dare una mano per questo alunno. Quando fate questa operazione, quindi vi si chiede di compilare che cosa chiedete per compensare questo debito, ovvero se l'alunno ha un debito nella comunicazione, cosa state chiedendo per aiutarlo? Allora potete chiedere un'assistenza, ad esempio, di comunicazione tipo un assistente per un alunno non vedente. Quindi un operatore che aiuti nella comunicazione, nelle interazioni, l'alunno non vedente. Oppure potete andare a chiedere un assistente per la comunicazione, che è per un alunno che, ad esempio, è un alunno che ha disturbi dell'udito, ipoacusico, eccetera. Oppure potete chiedere un'assistenza per degli alunni che hanno delle disabilità, quindi hanno un problema di comunicazione dato da una disabilità intellettiva, o cosiddetti alunni con disturbi del neurosviluppo, tipo alunni con autismo, e quindi chiedete un esperto della comunicazione aumentativa, cioè a secondo di che cosa avete bisogno, questo è il momento di chiederlo. Vi ricordiamo che questo è un personale che opera all'interno della scuola, che non è il personale strettamente scolastico. In questo caso non stiamo parlando né di docenti né di personale ATA, ma stiamo parlando di personale esperto, cioè che ha delle competenze specifiche per poter fare questa tipologia di interventi. Interventi che, per essere erogati, quindi richiedono un titolo specifico. In questo senso si parla di assistenza specialistica per la comunicazione. Voi potreste trovarvi anche con un alunno, ad esempio, che non ha problemi negli apprendimenti, quindi non presentate un debito di funzionamento per l'area educativa dell'apprendimento, non ha problemi di comunicazione, perché è un alunno che sa comunicare in modo adeguato, però ad esempio ha problemi di autonomia. Pensate ad esempio un alunno che ha un deficit a livello motorio, un alunno che ha un tetraplegico, un alunno che ha una paralisi cerebrale infantile, o un alunno che ha una patologia che richiede un'assistenza di un certo tipo per le autonomie, ad esempio per il bagno, quindi per l'igiene personale o per l'alimentazione o per il movimento, perché richiede una figura specialistica per questa cosa. Allora, in questo caso, quando parliamo di debito di funzionamento per l'autonomia, anche qui noi dobbiamo specificare per cosa chiediamo e dobbiamo anche distinguere tra quella richiesta di personale specialistico, che quindi chiediamo di intervenire nell'area della cura di sé, nella mensa o altro, che potrebbe essere, pensate ad esempio, un alunno che avesse un sondino che va pulito, va aspirato, eccetera. Cioè, quindi personale che deve avere una competenza specifica, e allora qui è il caso di indicare che cosa noi chiediamo. Il Ministero però specifica che c'è una assistenza all'autonomia che non è specialistica, ma che è in capo, ad esempio, al personale ATA. No, chiamiamola assistenza di base, cioè può anche darsi che noi
rileviamo un debito di funzionamento nell'autonomia, ma qua non possiamo dirlo noi a voi che cosa scrivere, perché va valutato caso per caso, cioè può essere un alunno che ha un debito di funzionamento nelle autonomie, ma non si chiede un intervento specialistico, ma si chiede un intervento di supporto dal personale ATA, perché anche questo personale, nell'ambito di alcune mansioni, anch'esso può svolgere un'attività di assistenza, ovviamente non specialistica, ma assistenza di base, ad esempio accompagnare l'alunno in bagno, ovviamente accompagnarlo nel luogo, ok? Certo, se c'è bisogno di una cura dell'igiene personale, perché è un alunno che ha bisogno anche di altre operazioni più tecniche che richiedono una competenza specifica, allora non è più un'assistenza di base, ma sarà un'assistenza specialistica. Una volta che voi avete compilato queste parti, cioè avete definito il debito di funzionamento nell'area educativa, apprendimento, nell'area dell'assistenza, dovete compilare l'allegato successivo. L'allegato successivo è, diciamo, di logica conseguenza al precedente, perché sostanzialmente viene chiesto, in base all'ordine di scuola, di riportare la stessa crocetta che avete messo prima. Cioè, se sul debito nell'area sostegno educativo didattico avevate indicato debito di funzionamento lieve, qui riportate, in base all'ordine di scuola, lieve. Questa, a che cosa serve quindi l'allegato C1? L'allegato C1 serve poi per misurare, è una forma di misurazione delle ore che voi chiedete per il prossimo anno in termini di supporto, quale potrebbe essere l'insegnante di sostegno e anche l'assistente o alla comunicazione all'autonomia. Infatti, se in base all'ordine di scuola varia questa cosa che chiedete. Esempio, un alunno che avesse un alto debito, elevato debito di funzionamento nell'area educativa e didattica, nella scuola dell'infanzia, vuol dire che noi stiamo chiedendo il massimo di ore di copertura, 19-25. Scorrendo questo allegato, passando dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, elevato massimo vuol dire 17-22. Nella scuola di primo grado vuol dire 18 ore. Come sapete. Quindi questa operazione che va fatta dal GLO è l'operazione che serve per definire per il prossimo anno quello che noi chiediamo in termini di risorse, ovvero insegnante di sostegno e eventuale assistenza per la comunicazione e l'autonomia. Questo allegato, poi, che fa parte del PEI, diciamo, entra nelle mani del dirigente. Il dirigente poi farà sintesi di tutte le richieste che gli sono pervenute. Ecco, qui state vedendo tutte le varie parti dell'allegato C1, farà sintesi delle richieste e trasferisce questo livello di richieste per poter avere il prossimo anno tutte quelle risorse che il GLO ha stabilito essere necessarie per consentire agli alunni quel buon funzionamento di cui parla l'ICF.